Il racconto dell'americano. Riconosco che è incredibile, stava dicendo quando aprì la porta della stanza in cui si riuniva il nostro pseudo circolo letterario. Ma potrei raccontarvi cose ben più strane, cose eccezionalmente strane. Non si può apprendere tutto dai libri, signori miei, purtroppo. Non sono gli uomini che sanno mettere insieme un po' d'inglese, né quelli che potrebbero dare il buon esempio a ritrovarsi negli strani posti in cui sono stato io. Più che altro, signori, capita a uomini ignoranti, che non sanno mettere in fila due parole, e figurarsi poi se sanno mettere sulla carta quello che hanno visto. Eppure, se potesse, questa gente farebbe drizzare dallo sbalordimento i vostri peli europei. Ci riuscirebbero, signori, ci scommetto. Il tipo che stava parlando si chiamava Jefferson Adams, credo. So che le sue iniziali erano J.A., perché si possono vedere scolpite nel pannello superiore della parete di destra del nostro salotto per fumatori. Ci ha lasciato questa testimonianza, insieme a certi disegni artistici fatti sul nostro tappeto turco col succo di tabacco. A parte tali ricordi, il nostro narratore americano è scomparso dal giro. Ha brillato nel nostro tranquillo convivio come una meteora luminosa, poi si è perso nelle tenebre. Quella sera, tuttavia, il nostro amico del Nevada era in ottima forma. Così mi accesi pacificamente la pipa e mi misi sulla sedia più vicina, cercando di non interrompere la sua storia. «Sappiate», proseguì, «che non ho pregiudizi verso i vostri scienziati. Mi piace e rispetto chi sa riconoscere ogni animale e ogni pianta, da una bacca a un orso grigio, appioppandogli uno di quei nomi che ti lasciano a bocca aperta. Ma se volete dei fatti veramente interessanti, qualcosa di più succoso, allora andate dai vostri balenieri, dai vostri pionieri, dai vostri esploratori e dalla gente di Hudson Bay, gente che sa a malapena scrivere il proprio nome». Qui si interruppe un attimo per accendersi un lungo sigaro spuntato. Noi nella stanza rimanemmo tutti zitti, visto che avevamo già sperimentato che bastava una minima interruzione per far ritirare nuovamente nel guscio il nostro Yankee. Lui si guardò intorno con un sorrisetto di soddisfazione nel vedere le nostre facce attente, quindi riprese a parlare dietro una nuvola di fumo. «Ora, chi di voi signori è mai stato in Arizona? Nessuno, ci scommetto. E di tutti quegli inglesi e americani che sanno mettere l'inchiostro sulla carta, quanti di loro hanno mai visto l'Arizona? Secondo me, si contano sulle punte delle dita. Io ci sono stato, signori. Ho vissuto là per anni. E quando penso a quello che ho visto laggiù, beh, quasi non riesco a crederci. Dio, che paese! Io stavo con gli ostruzionisti di Walker, è così che ci chiamavano. E quando facemmo la rivolta e sparammo al capo, alcuni di noi fecero fagotto e si trasferirono da quelle parti. Eravamo una colonia di inglesi e americani in piena regola, con tanto di mogli e bambini. Sono sicuro che c'è rimasto ancora qualcuno, e che non hanno dimenticato quello che sto per raccontarvi. Non lo hanno dimenticato e non se lo scorderanno finché campano, ve lo assicuro, signori. Ma vi stavo parlando del paese e credo che vi lascerei a bocca asciutta se cambiassi argomento. Pensare che una simile terra veniva costruita per qualche messicano e qualche mezzo sangue è come sprecare i doni della provvidenza, dico io. Un'erba che t'arriva sopra la testa mentre ci cavalchi. Alberi così fitti che non riesci a vedere l'azzurro del cielo per miglia e miglia, e orchidee che sembrano ombrelli. Forse qualcuno di voi ha visto una pianta che da quelle parti si chiamano mangiamosche. La Dionea muscipula, mormorò Dawson, la nostra autorità scientifica per eccellenza. Ah, è come morire vicino a un ospedale. Vedete una mosca che si posa su quella pianta, e poi i due lati della foglia si chiudono e l'imprigionano. La stritolano e la spiaccicano come fa un grosso calamaro con la bocca. Qualche ora dopo, se aprite la foglia, vedrete che il corpo è stato quasi digerito e che è ridotto in pezzi. Beh, in Arizona ho visto delle piante mangiamosche con 8 foglie alte 10 piedi e con le spine grosse come denti, lunghe più di 30 centimetri. Beh, quelle potevano... Ma sto andando troppo in fretta. È della morte di Joe Hawkins che stavo per parlarvi. Una faccenda davvero strana, come se ne sentono poche. Tutti nel Montana conoscevano Joe Hawkins. Alabama Joe,
è così che lo chiamavano. Era un tipo che se ne andava sempre in giro e frequentava le peggiori canaglie. Non era cattivo se lo prendevi dal verso giusto, ma appena gli davi fastidio, allora sì che diventava peggio di un gatto selvatico. L'ho visto scaricare il revolver sulla folla solo perché l'avevano urtato mentre entrava nel bar di Simpson, dove c'era un ballo, e ha accoltellato Tom Hooper perché gli aveva fatto cadere per sbaglio il liquore sul vestito. No, non si faceva nessun problema ad uccidere, e non era un tipo di cui potevi fidarti se gli voltavi le spalle. Dunque, all'epoca di cui vi parlo, quando Joe Hawkins se ne andava in giro per la città e se ne infischiava della legge grazie alle sue pistole, c'era un inglese che si chiamava Scott. Tom Scott, se ricordo bene. Questo Scott era un vero britannico. Chiedo scusa ai presenti. Però non andava molto d'accordo con i britannici insediati lì, né questi andavano d'accordo con lui. Era un tipo tranquillo, questo Scott. Forse troppo tranquillo per vivere in un posto del genere. Lo chiamavano il serpente, ma non era così. Se ne stava per i fatti suoi e non si mischiava negli affari di nessuno finché lo lasciavano in pace. Qualcuno diceva che al suo paese l'avevano maltrattato, che era un cartista o qualcosa del genere, e che l'avevano obbligato ad andarsene via di corsa. Ma lui non diceva mai niente e non si lamentava mai. Sia che gli capitasse qualcosa di buono o di cattivo, quel tizio stava sempre a bocca chiusa. Questo Scott era una specie di mosca bianca tra gli uomini del Montana, perché era un tipo tranquillo, un sempliciotto, e non c'era nessuno che si interessava a lui, perché, come ho detto, i britannici non lo consideravano uno di loro e gli facevano diversi scherzi. Lui non perdeva mai la pazienza e rispondeva sempre con educazione. Credo che i ragazzi pensassero che non avesse abbastanza fegato finché lui non gli ha dimostrato che si sbagliavano. È al bar dei Simpson che è cominciata la zuffa e che poi ha fatto succedere la strana cosa che volevo raccontarvi. Alabama Joe e altri due contendenti ce l'avevano con i britannici in quei giorni e dicevano la loro opinione liberamente, anche se li avevo avvertiti che poteva scoppiare il parapiglia. Quella notte in particolare Joe era mezzo ubriaco e se ne andava in giro col suo revolver per la città in cerca di guai. Poi venne al bar, sapendo di trovare qualche inglese per farci a pugni. Di inglesi ce n'erano almeno 5 o 6 e Tom Scott se ne stava per i fatti suoi davanti alla stufa. Joe si sedette al tavolo e si mise vicino il coltello e il revolver. «Ci litigo subito, Jeff», mi disse. «Se qualcuno di quei britannici dal fegato molle osa darmi del bugiardo!» Io cercai di fermarlo, signori, ma non era facile fargli cambiare idea. Così cominciò ad offendere gli inglesi. Perfino un messicano perde la testa se gli parli male della sua terra. Al bar scoppiò il trambusto e tutti gli uomini misero mani alle pistole, ma prima che le tirassero fuori si sentì una voce tranquilla dire dalla parte della stufa: «Di le tue preghiere, Joe Hawkins, perché sei un uomo morto!» Joe si girò e cercò di impugnare il revolver, ma non fece in tempo, perché Tom Scott stava in piedi davanti a lui con la sua Derringer spianata, una smorfia sulla faccia pallida e un diabolico luccichio negli occhi. «In questo paese non sono mai stato trattato troppo bene», disse. «Ma nessuno dovrà più osare parlare in quel modo in mia presenza, perché lo ammazzo!» Per un attimo lo vidi stringere il dito sul grilletto, poi si mise a ridere e gettò la pistola sul pavimento. «No», continuò, «non posso sparare a un ubriaco. Tieniti la tua sporca pelle, Joe, e usala meglio di come hai fatto fino adesso. Non sei mai stato così vicino alla morte come stasera, ma adesso credo proprio che ti convenga far fagotto e non guardarmi mai più in quel modo, amico, perché io non ho paura del tuo revolver. I prepotenti sono sempre dei vigliacchi». Quindi gli voltò le spalle con disprezzo e si riaccese la pipa alla stufa, mentre Alabama usciva dal bar accompagnato dalle risate dei britannici. Quando mi passò davanti, gli lessi in faccia che aveva giurato di vendicarsi. Quando ritornò la calma, vidi che a Tom Scott stringevano tutti la mano. Era proprio strano vederlo così allegro e sorridente, perché conoscevo bene il carattere vendicativo di Joe e sapevo che l'inglese aveva poche speranze di rivedere la luce del mattino. Capite, viveva in un posto isolato,
lontano dalla strada, e per arrivarci doveva passare per il burrone dei pigliamosche. Questo burrone era un posto umido e nebbioso, già abbastanza solitario di giorno, visto la paura che ti facevano quelle foglie giganti che si chiudevano non appena le sfioravi, e figurarsi perciò di notte, quando non passava anima viva. Alcuni punti del terreno paludoso inoltre erano cedevoli e profondi, e la mattina dopo il corpo caduto lì sarebbe stato risucchiato. Già mi immaginavo Alabama Joe appiattito tra le foglie di una grossa piglia mosche, con la faccia ghignante e il revolver spianato. Verso mezzanotte Simpson chiuse il bar, così ce ne dovemmo andare tutti. Tom Scott cominciò la sua camminata di 3 miglia a passo sostenuto. Quando mi passò davanti, feci appena in tempo a sussurrargli un avvertimento, perché quel tipo mi era simpatico. «Tenete aperto il cinturone, signore», gli dissi, «perché potreste aver bisogno di quella vostra Derringer». Quello mi guardò col suo sorriso tranquillo e se ne andò inghiottito dal buio. Credevo di non rivederlo mai più. Se n'era appena andato quando Simpson venne da me e mi disse: «Da notte ci sarà un bel da fare al burrone del pigliamosche, Jeff. I ragazzi dicono che Hawkins è andato lì un'ora fa ad aspettare Scott per sparargli a vista. Credo che proprio domani ci sarà bisogno del coroner». Che era successo al burrone quella notte? L'indomani mattina si ponevano tutti la stessa domanda. All'alba, un mezzo sangue entrò nel negozio di Ferguson e disse che si era trovato per caso vicino al burrone a 1 di notte. Non era facile capire il suo racconto, perché sembrava spaventato a morte, ma alla fine ci disse che aveva sentito delle urla terrificanti. Non c'erano stati colpi di pistola, ma una serie di urli semisoffocati, come se a qualcuno avessero messo un cappuccio sulla testa. In quel momento, dentro al negozio c'eravamo io, Abner Brandon e qualche altro. Allora montammo a cavallo e ci dirigemmo a casa di Scott, passando per il burrone. Non c'era niente di strano da vedere, niente sangue, niente segni di lotta, niente di niente. E quando arrivammo alla casa di Scott, quello uscì fuori a salutarci allegro come un'allodola. «Salve, Jack», mi disse. «A quanto pare le pistole dopo tutto non servivano. Entrate a bere qualcosa, ragazzi. Non avete visto né sentito niente mentre tornavate a casa stanotte?» gli domandai. «No», mi rispose. «Era tutto piuttosto tranquillo. Il lamento di un gufo al burrone del pigliamosche, ma nient'altro. Avanti, smontate e venite a bere un bicchiere». «Grazie», disse Abner. Così smontammo, e Tom Scott, quando tornammo, venne con noi. Non appena arrivammo in paese, trovammo dell'agitazione sulla via principale. I messicani sembravano impazziti. Alabama Joe era scomparso, e non c'era la minima traccia di lui. Dal momento in cui era andato al burrone dei pigliamosche, non l'aveva più visto nessuno. Mentre scendevamo da cavallo, vedemmo un gruppetto di gente radunato davanti al bar dei Simpson, e a Tom Scott furono lanciati degli sguardi alquanto irati, ve lo garantisco. Si sentirono scattare le pistole, e vidi che anche Scott aveva portato la mano alla sua. Non si vedeva una sola faccia inglese. «Fatti da parte, Jeff Adams», disse Zeb Humphrey, una delle peggiori canaglie mai viste. «Tu sei fuori dal gioco». «Dico io, ragazzi, noi, degli americani liberi, possiamo mai farci ammazzare da un bastardo inglese?» Era proprio la frase che ci voleva. Si sentirono colpi di pistola. Zeb cadde a terra con un proiettile di Scott nella coscia, e Scott stesso fu messo giù da 10 uomini che lo tenevano fermo. Era inutile urlare, perciò rimase fermo. I ragazzi all'inizio non sapevano bene che fare, ma poi uno del gruppetto di Alabama decise per tutti. «Joe è andato», disse. «Questo è più che sicuro. E quello che l'ha ammazzato è lì. Qualcuno di voi sa già che Joe aveva una faccenda da regolare al burrone, stanotte, e non è più tornato. Il britannico è passato di lì, hanno litigato, e tra le pigliamosche si sono sentiti gli urli. Continuo a dire che questo qui, al povero Joe, gli ha giocato qualche tiro da serpente e lo ha gettato nella palude. Non c'è da stupirsi se il corpo non si trova più. Ma dobbiamo starcene a guardare un inglese che fa fuori uno dei nostri? Io dico di no. Portiamolo al giudice Lynch. Ecco quello che dico». «Da Lynch!» gridarono in 100.
perché ormai erano corsi tutti sul posto. «Avanti, ragazzi, andate a prendere una corda e legatelo. Trasciniamolo davanti alla porta di Simpson!» «Aspettate!» disse un altro facendosi avanti. «Impicchiamolo alla grossa pigliamosca del burrone. Vendicheremo Joe se è seppellito lì!» Tutti furono d'accordo con quell'idea e cominciarono a muoversi con Scott legato al suo Mustang al centro del gruppo e una guardia con i revolver pronti che lo controllava. Io andai con loro, col cuore che sanguinava per Scott, anche se a lui sembrava non gliene importasse un fico secco. «Sembrerà una cosa strana, signori, impiccare un uomo o una piglia mosche, ma quella era grossa come un albero, con le foglie larghe come il remo di una barca e tutte piene di spine. Passammo per il burrone e arrivammo nel posto dove cresceva la grossa pianta e vedemmo che alcune foglie erano aperte ed altre erano chiuse. Ma vedemmo pure qualcosa di peggio. Intorno all'albero c'erano 30 uomini, tutti britannici, armati fino ai denti. Ci stavano aspettando e avevano lo sguardo deciso di chi vuole qualcosa. C'era abbastanza gente lì da fare una delle mischie più memorabili che potessi ricordare. Mentre noi venivamo avanti a cavallo, un grosso scozzese con la barba rossa, si chiamava Cameron, si separò dal gruppo con il revolver abbassato. «Sentite, ragazzi», disse, «non avete il diritto di torcere nemmeno un capello a quell'uomo. Non avete ancora provato che Joe è morto, e anche se lo provaste, non potete dimostrare che l'ha ammazzato Scott. E poi, in ogni caso, sarebbe stata legittima difesa, perché lo sapete tutti che Alabama stava aspettando Scott per sparargli a vista. Perciò vi ripeto che non avete il diritto di fare del male a quell'uomo. E qui ci sono 30 validi argomenti ad impedirvelo.» «È una questione interessante che vale la pena di discutere», disse il tizio particolarmente amico di Alabama Joe. Si sentirono scattare le pistole ed estrarre i coltelli, e i due gruppi cominciarono ad avvicinarsi. Pareva che tutto il Montana stesse per esplodere. Scott era rimasto indietro con una pistola puntata alla tempia, pronta a sparargli alla minima mossa, tranquillo e pacifico come se la cosa non lo riguardasse, quando all'improvviso lanciò un grido che ci trapassò le orecchie. «Joe!» urlò. «Joe! Guardate, la piglia mosche!» Ci girammo tutti a guardare là dove ci indicava. «Gerusalemme! Credo che non ci scorderemo mai quello spettacolo!» Una delle grosse foglie della piglia mosche, che fino a quel momento era rimasta chiusa, appoggiata sul terreno, si stava aprendo lentamente. E lì dentro, come un neonato nella culla, c'era Alabama Joe. Le grosse spine della foglia gli avevano a poco trapassato il cuore quando la pianta si era chiusa su di lui. Lui aveva cercato di uscire dalla trappola, perché si vedeva un taglio nella carne della foglia, e Joe aveva ancora in mano il coltello, ma la foglia lo aveva soffocato per prima. Joe si era nascosto dietro la pianta per tendere l'agguato a Scott, e quella si era chiusa su di lui, così come la piccola pianta da serra che avete visto fa con le mosche. Ed è lì che lo trovammo, fatto in poltiglia dai grossi denti taglienti di quella mangia uomini. Sarete tutti convinti, signori, che questa è una storia singolare. «E che cosa è successo a Scott?» chiese Jack Sinclair. «Beh, lo riportammo a spalle al bar di Simpson, e lui offrì da bere a tutti. Fece anche un discorso proprio ben fatto in piedi sul bancone. Disse qualcosa a proposito del leone britannico e dell'aquila americana, che avrebbero camminato per sempre a braccetto. E adesso, signori, sarete tutti d'accordo che è una storia curiosa. Ma ora che ho finito il mio racconto, signori, credo proprio che me ne tornerò a casa. Si è fatto un po' tardi. E con un buonanotte lasciò la stanza.» «Che racconto straordinario», disse Dawson. «Chi avrebbe mai pensato che una Dionea l'avesse tanta forza?» «Una storia maledettamente strana», convenne il giovane Sinclair. «Evidentemente è un uomo pratico e sincero», disse il dottore. «Oppure il bugiardo più originale mai esistito al mondo», dissi io. Mi chiedo quale delle due ipotesi corrispondesse al vero.